È ancora ricercato Gianfranco Giordano, di 38 anni, l'uomo sospettato di essere l'autore del duplice omicidio commesso ieri all'interno della concessionaria di moto Maxi Scooter, nel centro di Crotone. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e coinvolto nelle operazioni Tramontana e Olimen, secondo l'accusa ha ucciso a colpi di pistola al termine di una lite i fratelli Alfredo e Giuseppe Grisi, di 39 e 40 anni, e ferito in modo grave un terzo fratello, Francesco, di 42 anni. Le condizioni di quest'ultimo restano gravi, anche se stazionarie, e nel corso della notte è stato trasferito dall'ospedale di Crotone a quello di Cosenza. Nella notte, al termine di un lungo interrogatorio, gli uomini della squadra mobile hanno tratto in arresto Mario Citati, 34 anni, di Crotone, accusato di favoreggiamento personale. Sotto la sua abitazione, nel popolare quartiere Gesù, gli inquirenti hanno trovato l'autovettura Smart di proprietà del presunto omicida. È stato freddato con 4 colpi di fucile calibro 12 mentre si trovava a bordo della sua Fiat Panda, Francesco Gattellari, 53 anni, agricoltore, già noto alle forze dell'ordine. L'agguato è avvenuto ieri sulla strada che collega la frazione Messignadi a Oppido Mamertina. Sono stati i carabinieri a ritrovare il cadavere in un servizio di perlustrazione della zona. L'uomo ucciso era sfuggito mentre si trovava davanti alla chiesa di Messignadi a un altro agguato nel 2008 durante una cresima in cui rimase ferito. C'è anche un immobile a Mendicino, Cosenza, tra i beni sequestrati dai finanzieri del GICO del Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo, ai fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro, l'ultimo capomafia ancora in libertà. L'ammontare dei beni sequestrati è di 22 milioni di euro e i destinatari del provvedimento, Mario Messina Denaro, Francesco Luppino, Vito Angelo Barruzza, Leonardo Bonafede, Salvatore dell'Aquila, Franco Indelicato e Leonardo Ferrante, erano stati arrestati nel giugno scorso nell'ambito dell'operazione Golem. Gli agenti della squadra mobile di Reggio Calabria, in collaborazione con i commissariati di Roma, Gioia Tauro e Palmi, hanno eseguito 6 misure di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Palmi nei confronti di Giuseppe Alvaro, Antonio Alvaro, Natale Alvaro, Pietro Dardes, Giuseppe Mancini e Gianluigi Caruso. L'accusa è di aver favorito le cosche Piromalli Molè, egemoni nella piana di Gioia Tauro. I 6 erano stati condannati in primo grado lo scorso 28 ottobre con pene comprese fra i 5 e i 12 anni di carcere, nell'ambito del procedimento penale denominato 100 anni di storia. I lavoratori del consorzio Scilla, impegnato nei lavori di ampliamento della 3, lo svincolo autostradale di Bagnara Calabra nel Reggino, hanno protestato stamattina davanti alla sede di Confindustria di Reggio Calabria. I dipendenti protestano contro la società in liquidazione formata da Impregilo e Condotte, che li ha messi in cassa di integrazione alcuni mesi fa e non avrebbe mantenuto l'impegno di rimpiegarli all'apertura dei cantieri nel sesto macrolotto. L'esercito sarà utilizzato per la vigilanza sui cantieri della 3 al fine di prevenire attentati ed intimidazioni ai danni delle imprese impegnate nei lavori di ammodernamento. La decisione scaturisce dal potenziamento dei reparti dell'esercito già dislocati a Reggio Calabria, con l'invio di altri 70 militari, oltre agli 80 che sono presenti in città per la vigilanza in alcuni uffici giudiziari. Venerdì ci sarà una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza per definire i dettagli dell'operazione. È stata recuperata dal Corpo Forestale dello Stato e dai Vigili del Fuoco di Crotone una rete lasciata da pescatori di frodo durante la notte nei pressi della foce del fiume Esaro, nelle vicinanze dell'Asp. Nella rete sono rimasti impigliati circa 2 quintali di pesci della specie cefali, carpe e cavedani e volatili presumibilmente cormorani o gallinelle d'acqua, che ormai privi di vita, sono stati distrutti per mezzo del fuoco in quanto in avanzato stato di decomposizione. Ha fatto tappa a Crotone il camper nella zona franca itinerante, un'iniziativa che coinvolge le 22 città che avevano ottenuto questo strumento e che ora chiedono l'adozione dei decreti attuativi. Il camper ha fatto sosta davanti al Palazzo Comunale, dove è stato allestito un gazebo per la raccolta delle firme della petizione che verrà presentata al Ministero dello Sviluppo Economico. Presenti l'assessore alle attività produttive Saverio Valenti e il presidente della 4ª Commissione consigliare Sergio Contarino. Parte domani la manifestazione Reggio in Jazz, che giunge quest'anno alla sua seconda edizione, confermandosi come uno degli eventi più attesi della città in riva allo stretto.
Tra gli obiettivi, quello di divulgare e promuovere il jazz e quello di creare dei nuovi percorsi culturali sullo sfondo degli scenari storico-ambientali del territorio calabrese. Parte dell'incasso della kermesse verrà devoluta alla struttura socio-sanitaria Hospice, che accoglie pazienti affetti da malattie evolutive in fase avanzata. Sono stati presentati ieri sera i tre nuovi acquisti del Crotone Calcio, alla presenza del patron Gianni Vren e del presidente Salvatore Gualtieri. Si tratta del difensore Antonio Mazzotta, proveniente dal Pescara, che indosserà la maglia numero 37. Massimo Loviso, centrocampista giunto in prestito dal Torino, che dovrà scontare ancora due giornate di squalifica, e Fabrizio Massimo Bramati, giovane promettente cresciuto nelle giovanili della Lazio. Intanto la squadra partirà nel pomeriggio per Padova, dove sabato sfiderà i biancoscudati.